Eddie Barzun. Beh, l'ho tenuto a galla per due divorzi, un recupero da cocaina e una segretaria messa incinta. Ah, è una creatura di Dio anche lui. Ma sarà anche una creatura privilegiata? Ah, io l'avevo avvertito, Kevin. L'ho assistito passo passo per tutta la vita. Lo vedevo sballonzolare di qua e di là come un giocattolo, un pupazzetto con la carica. 120 kg di avidità egocentrica in movimento. Il prossimo millennio è qui dietro l'angolo, Kevin. Eddie Barzun, guardatelo bene, perché è lui l'uomo immagine del prossimo millennio. Non è un mistero da dove arriva la gente come lui. Gente che affila l'avidità umana al punto che riesce a spaccare un atomo, tanto è acuto il desiderio. Si costruiscono un ego grande come una cattedrale e collegano a fibre ottiche il mondo con ogni impulso dell'ego. Lubrificano anche i sogni più ottusi con fantasia a base di oro e di dollari, finché ogni essere umano diviene un aspirante imperatore, il suo proprio dio. E a questo punto dove si va? Vai contro mano! Ah sì, vaffanculo! E mentre noi ci rabattiamo da un affare all'altro, chi è che tiene d'occhio il pianeta? L'aria si inquina, l'acqua imputridisce, perfino il miele delle api ha il gusto metallico della radioattività e tutto si deteriora sempre più in fretta. Aiuto! 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 Non c'è modo di riflettere né di prepararsi. Si comprano futuri, si vendono futuri dove non c'è nessun futuro. Siamo su un treno impazzito, figliolo. Abbiamo un miliardo di Eddie Barzun che corrono a passo di giochi verso il futuro. Tutti quanti si preparano a ficcare un dito in culo all'ex pianeta di Dio. E poi se lo leccano e si mettono a digitare sulle loro immacolate tastiere cibernetiche per calcolare le stramaledette ore da fatturare. E finalmente prendono coscienza. Il biglietto te lo devi pagare da solo, eh. Il gioco è cominciato. È tardi per ritirarsi adesso. Dammi l'orologio. Cosa? È mio questo orologio. E non ho nessuna intenzione. Ormai hai la pancia troppo piena. Uccello malandato. Gli occhi iniettati di sangue. E urli per chiedere aiuto. Indovina un po'. Non c'è nessuno in giro. Sei tutto solo, Eddie. Sei il figlioletto perfetto di Dio. Forse è vero, forse Dio ha lanciato i dadi una volta di troppo. E così ci ha fregati tutti.